Buon pomeriggio ragazzi e buona domenica a tutti voi, i miei followers, i miei seguaci di YouTube. Oggi sono qui per un altro video, un video straordinario, per parlare di un caso che mi ha colpito molto, di un carissimo nostro tifoso, un carissimo amico tra l'altro, Antonio Ferrara, tifoso della Magica Casertana come me e che purtroppo a breve dovrà affrontare un'operazione molto importante agli occhi, per lo strabismo degli occhi. Innanzitutto voglio porgere il mio in bocca al lupo, sincero con il cuore ad Antonio affinché tutto vada bene, andrà bene sicuramente. Antonio, non preoccuparti, stai tranquillo. È un'operazione un po' particolare, lo so, perché anche io. Non so se notate anche quando faccio i video, ho purtroppo un occhio storto, un occhio che non va e dovrei operarmi anche io, anzi mi dovrebbero fare un trapianto che purtroppo è ancora più rischioso forse del problema che c'ha Antonio, ma non meno grave rispetto al problema di Antonio. L'occhio e la salute è la prima cosa, Antonio, mi raccomando, stai tranquillo, devi stare tranquillo, devi essere forte perché noi siamo casertani, non molliamo mai nelle difficoltà, qualsiasi cosa ci succede, non molliamo mai, siamo forti, coraggio insieme alla tua famiglia che credo, come ho ben capito, ti sta molto vicino. Ti aiuterà ad affrontare questo piccolo problema, di questa operazione importante che dovrai affrontare a breve. Non sappiamo quando la farà. Antonio ci aveva chiesto anche a tutti gli altri ultras, di partecipare con un video, con un semplice augurio. Io l'ho accolto subito il suo invito, perché è un ragazzo che se lo merita, un ragazzo come noi. Che segue e ama i nostri colori, ama la Casertana e mi fa molto piacere di questo perché è un ragazzo veramente che non tifa per altre squadre, ma ha preso a cuore le sorti della propria città, della nostra amata Casertana e dei nostri colori. Avevo chiesto anche agli altri, mandando messaggi in privato, di poter partecipare anche a questo video, non l'hanno voluto accogliere. Il mio invito, non hanno voluto accogliere il mio invito, forse perché avevano da fare. Va bene così, io su queste cose sono molto disponibile perché la salute è la prima cosa importante e poi perché è un nostro fratello, un nostro amico, un mio carissimo amico che merita, quindi l'ho accolto a volo il suo appello di fare un video anche per far sapere a tutti, anche a tutti i miei followers, che ce ne sono parecchi tifosi della Casertana, ma anche di altre squadre, magari se potete mandargli anche un semplice messaggio in privato, lui sarebbe molto molto felice di avere un vostro messaggio e di sentire una vostra vicinanza in questo periodo particolare per lui. Quindi che dire, Antonio, mi raccomando, il ragazzo si chiama Antonio Ferrara, per chi vuole andarlo a contattare anche chiedendogli in amicizia, mandando un semplice messaggio su Messenger, su WhatsApp, sui followers, su Facebook, lui sarebbe molto felice. Detto ciò, Antonio, mi raccomando, non mollare mai, fai come la nostra casertana che non molla mai. Ripeto, noi siamo casertani, Antonio, ti siamo vicino con il cuore, ti voglio bene, fratello, non mollare e tutto andrà bene, come vedi. Ti stiamo vicino col cuore, non ti preoccupare veramente che l'operazione andrà bene e poi gioirai come sempre con noi alle vittorie della nostra amata Casertana. Faccio questa piccola parentesi, scusate se mi intrometto a fare questa piccola breve parentesi in questo video che non è rivolto alla Casertana. Domani inizia il pre-ritiro al Pinto. Domani mattina al Pinto e poi il 12 mi sembra, quindi il 12 partiranno per il ritiro di Sturno.
Quindi un abbraccio forte al nostro amico Antonio Ferrara, alla sua famiglia e ai suoi familiari per questo momento molto importante della sua vita. Forza Anto, non mollà, che tutto andrà bene. Un abbraccio forte e sempre solo Forza Casertana.